Continua la polemica dai toni strettamente politici e pre-campagna elettorale in merito al nuovo ospedale Nord di Ragusa, mentre si è ancora in attesa di conoscere una tempistica per l'apertura. Il presidente della stessa commissione Servizi Sociali e Sanitari, Giuseppe Di Giacomo, è intervenuto ieri sulla questione, puntando il dito sulla chiusura dell'ospedale e sulle responsabilità della direzione strategica dell'ASP di Ragusa. Di Giacomo definisce un delitto il perdurarsi della chiusura dell'ospedale, parlando di situazione paradossale in riferimento alle carenze tecniche, a suo dire facilmente rimediabili, che però costringono a tenere malati operatori sanitari in strutture antiquate e fatiscenti. Per questa ragione, su mandato dell'assessore regionale alla salute Gucciardi, incontrerò il prefetto Librizzi, scrive nella nota Di Giacomo, per concordare con lei un piano di interventi che veda pienamente coinvolti il sindaco di Ragusa, i vigili del fuoco, la procura, la guardia di finanza, il tribunale, l'ASP e i suoi tecnici, nonché l'assessorato e la commissione, per riprogrammare il trasferimento dei malati rigorosamente senza alcuna cerimonia di inaugurazione, conclude Di Giacomo. Sulla questione interviene oggi anche l'onorevole Nello Di Pasquale, che senza fare nomi fa palese riferimento al compagno di partito e di Ars e scrive testualmente: un percorso che insieme a tanti amici del Partito Democratico non possiamo condividere, perché pensiamo che in questa fase i tecnici che stanno lavorando con grande impegno per risolvere i problemi in essere debbano seguire la strada già presa, così come la magistratura, che deve compiere la propria per conto suo. Il parlamentare regionale, da sempre in prima linea per la sanità Iblea, continua scrivendo: penso che opere dell'importanza del Giovanni Paolo II siano tali da richiedere il contributo in termini di impegno da parte di tutti, scrive ancora Di Pasquale, ognuno facendo la propria parte per quel che gli compete. Ma se qualcuno cerca di far passare il messaggio che grazie a Tizio o Caio sarà ora possibile aprire l'ospedale prima del dovuto, sta sbagliando atteggiamento, perché l'aiuto è ben accetto da parte di tutti, ma non posso permettere che ci siano protagonismi o comportamenti da primo della classe che non servono proprio a nulla. Ho in realtà una brutta sensazione, ancora non del tutto chiara, aggiunge il parlamentare. È come se ci fosse stato qualcuno che abbia lavorato per rimandare l'apertura dell'ospedale utilizzando ogni strumento possibile, passando anche da una vera e propria campagna di delegittimazione dell'operato nel territorio, e che quello stesso qualcuno abbia poi cominciato a lavorare per diventare il capopopolo di chi l'ospedale lo vuole aprire. Sicuramente ci saranno stati dei problemi e se qualcuno ha sbagliato, conclude Di Pasquale, ne risponderà nelle sedi opportune, ma basta passerelle, ce ne sono state già troppe.